Sono felicissima di questo incontro perché condividere con voi questa mia vita è speciale e anche importante perché voglio lasciare sempre per il mio nome e per il nome della mia famiglia i momenti importanti. Io sono figlia, seconda generazione di sopravvissuti campo concentramento Auschwitz e Bergen-Belsen. Sono nata in Germania dopo la guerra, ovviamente, e ho vissuto una vita dall'inizio della vita era una vita che doveva avere l'arte, la musica dentro perché altrimenti era impossibile di vivere. Per me quello che ho sentito a casa e quello che è entrato dentro di me via il corpo della mia madre, dentro la placenta della mia madre, erano lacrime, erano gridi, era orrore che loro hanno visto e nel mio DNA è quello. E allora, quando ero piccola, per non ascoltare quello che era il discorso di fuori, vuol dire nelle tavole della casa con gli amici che avevano tutti i numeri che venivano alla casa del mio papà per aiuto, io dovevo chiudermi. E allora quello che ho fatto è ho preso la mia tenda che ho fatto con il mio letto e avevo un piccolo radio e ho ascoltato musica. Musica, bellissima opera, canzoni. Io ho nella mia mente migliaia di canzoni perché mi chiudeva il pianto. E allora quello è l'inizio del discorso della voce, che per me è l'ascolto della voce interna che a me ha sempre guidato, che mi ha sempre detto che cosa devo fare, come mi devo comportare. C'erano anni che ho chiuso questa voce. Quando siamo arrivati in America con la famiglia, io avevo già 16 anni e sono scappata dalla casa. Abbiamo fatto un viaggio in America, io sono scappata e mio padre ha capito che non posso più tornare in Germania. E allora, America, dopo Israele, dopo America, dopo Italia, dopo Ungheria, dopo Ucraina, dopo America, dopo Montevideo, dopo Israele e dopo Reggio Calabria. Mi manca qualche cosa. Ci devono essere 11. Allora, il discorso è che sono a Reggio Calabria, un posto che veramente mi ha dato un grande pezzo della mia anima che cercavo in tutti i posti del mondo. Dopo la perdita della mia figlia in 96, che la sua anima sarà benedetta, che sta sempre vicino a me.
sono ritornata a quello che era la mia eredità. E la mia eredità come ebrea e come ortodossa e come artista entra dentro il discorso della poesia. La poesia per me è una parte della mia anima che io posso spiegare. Io ho premi da America da 2000, ma premi importanti, Who's Who in Poetry, poeta internazionale, premi in Italia, Aletti ovviamente, ma altri anche. La poesia è un discorso interno della mia anima che deve uscire, che deve parlare, che deve sfogarsi con quello che è il bisogno. È un bisogno, non è un discorso di io faccio un concorso e faccio una poesia per un concorso. Io scrivo, ma da quando posso scrivere ho sempre scritto poesie. Ma io scrivo perché voglio condividere quello che è dentro, non così tanto importante quello che vedo fuori, come il dentro, sia che la voce interna è il discorso di tutto quello che faccio, sia i quadri, sia la poesia, sia la musica, sia la voce, allora tutto è complesso della voce interna. E penso che la cosa più importante è l'integrità e l'onestà, la verità di quello che è il scritto. Non scrivo per impressionare agli altri con la profondità della mia anima. Io scrivo per la mia anima, scrivo per contentare quello che è il mio essere. Quello è la scrittura per me, quello è la musica per me, quello è l'arte per me. In altre parole, quello è la mia eredità come artista. Io sono nata artista. Quando avevo 3-4, il mio papà mi ha messo sul tavolo qualunque posto e mi ha detto canti. E allora io ho cantato. Tutto quello in verità è il discorso che volevo fare del bene ai miei genitori, per dare a loro la gioia della figlia, perché la loro sofferenza era così profonda che volevo dare a loro gioia. Ovviamente oggi non ci sono più, ma l'eredità di quella condivisione è una cosa che è rimasto dentro di me. Non si è cambiato con gli anni, anzi, quanto più gli anni passano, quanto più importante per me di dare. Non così tanto di ricevere, perché con il dare ricevo intanto, ma condividere pezzi di me.
come stiamo facendo oggi? Come faccio quando insegno la Torah, la Kabbalah ogni sabato sera su Facebook o le mie classi? Quando faccio le conferenze in tutta Italia, come ho fatto in tutto il mondo, sul discorso di seconda generazione, non è una cosa banale la mia vita, è una cosa che vivo con questo pezzo di anima che ho trovato qui a Bova Marina nella sinagoga del 1400. E così ho creato questo posto meraviglioso che è il mio piccolo regno nel mondo per tutti. Qui vengono tutte le persone, facciamo le feste, faccio Hanukkah, faccio la festa della luce, della libertà. La casa è aperta e il dialogo per me è una cosa importantissima, come il dialogo della parola ovviamente nella poesia, così è il dialogo fra le persone. Io sono e sono molto fiera di essere ambasciatrice di pace per la Universal Peace Federation, che mi dà la possibilità di utilizzare quello che ho io dentro per regalare e dare e aiutare agli altri. Il mio concorso di poesia per la Shoah, siamo adesso nel quarto anno, è una cosa che apre le porte ai giovani, ai bambini, di sapere che cosa è seconda generazione, che cosa è la sofferenza della mia vita e com'è quello che ho da condividere e dare a loro. Abbiamo un viaggio da fare, ognuno di noi, e allora questo viaggio che si chiama vita deve avere un senso, deve avere un qualcosa di speciale, perché ognuno di noi ha qualcosa speciale da offrire e questo speciale deve essere il bene per gli altri. Allora, quello facciamo oggi, di condividere quello che è il mio dare a voi. L'ultima composizione dedicato a poesie per ricordare giornata mondiale delle poesie, respiro 2022. Il giardino delle rimembranze, sembra che il mondo si sia fermato, silenzio immobile, gelo che striscia i cuori spezzati, radici a tentoni della nostra stessa essenza, raggio di sole riscalda questa terra, copre le gemme
sui giovani alberi in fiore, silenzio nel profondo, un milione di lacrime e pianti di genitori, le cui membra lacerate, nei dolori oceani profondi del terrore. Le scintille delle anime accendono i nostri sensi. Il dolore, lamento impercettibile, interrogandosi all'infinito perché questi erano i fiori più preziosi mandati per un momento. Rose che fioriscono in perfetta armonia, eternamente intrecciate. Le loro risate celesti risuonano come campane d'argento, come libere le loro anime, come gioioso la loro allegria. Hanno omaggiato le loro vite solo per un istante, per insegnare, palesare, istruire a tutti noi vie dell'amore interminabile in una esistenza limitata. Trovare fede, fiducia. Speranza, sorgenti di verità esterne, cercando per sempre la pace. Ah, questa poesia è stata scritta durante, non durante, ma nel discorso di attacchi terroristici in Israele un paio di settimane fa. Sono stati uccisi due ragazzini e due fratelli più grandi di due famiglie. Leggendo questa poesia, tutto quel dolore che hanno i genitori per la perdita dei loro figli è dopo dove vanno le anime, un insieme di cose mi fa piangere perché è troppo forte il sentimento. Io non penso che potrei scrivere questo un'altra volta, ma lo sento sempre. E allora, il discorso della voce inizia praticamente con me. Quando ero piccola e la mia vita era cantare. Cantare, cantare. Performance, suonare pianoforte e il mio papà, che aveva una voce bellissima, anche se si è rovinato nel campo concentramento, invece di non c'erano delle sigarette, allora hanno fatto le sigarette con le cose secche che hanno trovato, non lo so perché, ma anche se era rovinata, la voce era bellissima. E lui voleva che io canto e mi ha fatto cantare e mi ha insegnato come si fa. E
dal punto suo. E la voce mia era molto bella, ma non andava molto bene con quello che lui mi ha insegnato. E allora, quando aveva 19, ho fatto la prima operazione nella gola. Avevo delle noduli sulle corde vocali e allora non c'era quello che si ha oggi per fare le operazioni. Era molto difficile dopo, quando avevo 23 e mezzo, si è fatto la seconda operazione perché io dovevo cantare, dovevo fare performance, dovevo fare quello che era nella mia anima e probabilmente. Ovviamente mi sono distrutta. Ho fatto la seconda operazione, non potevo parlare, 6 mesi andato a così tanti dottori, nessuno mi poteva ridare la voce, era un disastro. Allora, non sapendo dove andare, mi sono rivolta a Dio. E ho fatto un voto. Il voto era: se Dio mi insegna come parlare, io non canterò mai più. Se Dio mi insegna a parlare, io vado a dare tutto quello che Lui mi insegna agli altri. Ci voleva tanto tempo prima che io potevo dare agli altri. Io ho iniziato ad ascoltare, ovviamente, e l'insegnamento è venuto non da un'università e non da un insegnante, ma veramente direttamente dalla mia voce interna, la connessione. E con questo ho ricostruito per me il discorso della voce, e in 82 ho iniziato a lavorare con altri. Il risultato era sempre uguale. Nuova vita per lo strumento. Nuova vita per lo strumento vuol dire che noi da uno strumento molto, molto, molto non buono, mettiamolo così, rovinato, si può ricostruire veramente una cosa bellissima, anzi, una nuova vita. Ed è quello che ho iniziato a scrivere. Il primo libro è uscito in 2000. Praticamente io libri non volevo scrivere, non volevo scrivere e non volevo condividere la voce. La mia figlia, prima di morire, beata la sua anima, mi ha fatto fare 3 promesse. La prima promessa era: ti scriverò il libro della voce perché io sono egoista. Lei mi ha detto: per tenere tutto quello che io so solo nel mio studio per lavorare e non darlo agli altri. Seconda promessa era che devo avere un computer. Io non ho capito niente di computer. Io stavo a Kiev. Ok, non pensavo computer. Io non ne ho nemmeno capito che cosa è un beeper. E quando lei ha iniziato a parlare con me di email e che arriva immediatamente, io ho detto: ma la posta non va a lasciare mai perdere milioni, bilioni di dollari? E lei ha detto: email, il tuo fare, la tua vita
va a cambiarsi completamente con computer, prometti. La terza cosa, la cosa più difficile per me ancora oggi è di mostrare i miei quadri. A questo punto, il 97, io ero molto affermato, i miei quadri vendevano per tanti soldi. In Italia ho fatto grande carriera con la mia pittura e avevo dei personaggi come Ibrahim Kodra che mi hanno spinto, Sigmund Rothschild, personaggi. Ho un curriculum abbastanza importante, ma come la poesia, la pittura è ancora più interiore. La voce è una cosa che devo assolutamente condividere perché è un servizio al mondo. Servizio al mondo vuol dire che persone che hanno dei problemi con la voce, hanno problemi con la comunicazione. La voce per dare, per veramente imparare, ci vuole cuore, ci vuole mente, ci vuole anima, ci vuole tutto insieme. E i libri, all'inizio il primo libro si chiamava L'approccio spirituale a cantare, parlare e comunicare. Spiritual approach to singing, speaking and communicating. E allora, fino a 3 anni fa, in tutte le lingue, in tedesco, in italiano, in inglese, il libro era La voce, un approccio spirituale per cantare, parlare e comunicare. 2 anni fa ho cambiato il titolo a La voce, Zero Vocal Motion, il segreto del bel canto. E in inglese ho fatto la stessa cosa. La voce, The Voice Revealed, Zero Vocal Motion, The Secret of Bel Canto. L'ho fatto perché volevo che le persone capiscano che la tecnica vocale è una cosa meravigliosa e senza la tecnica veramente non è possibile di cantare. Oggi si insegna in un modo molto molto diverso, ma io insegno la tecnica dei Leviti del Secondo Tempio, che erano i più grandi cantanti mai, che hanno portato il bel canto a Italia, e per questo motivo per me Italia, la culla di tutto quello che è la voce, deve essere il posto dove tutto quello che faccio va a ripartire al mondo per fare Italia numero uno. E allora i libri sono quelli. I libri portano una nuova vita e l'insegnamento porta gioia, veramente gioia della voce, a qualsiasi età, in qualsiasi genere. Ci sono tante volte nella mia vita che penso della passeggiata solitaria che faccio io
in questo percorso della mia arte, non c'è un'altra che fa questo lavoro. Dalla voce non c'è un'altra che insegna quello che insegno io. Peccato perché voglio insegnare tutto il mondo e tutti gli insegnanti. E nella poesia fa parte di me e ovviamente lo accettano e lo pubblicano perché magari c'è qualcosa che può identificare anche con gli altri. Passeggiata solitaria. Sembra di averti conosciuto prima. Quella luce che si riflette sulle tue guance. La lacrima che cade nel mare in un milione di stelle sapienti, che illuminano brillantemente il cielo. Ricordo di una vita passata a camminare insieme, seguendo la strada che hai tracciato per noi, e io ho seguito quel percorso scelto che non ci ha portato da nessuna parte, attraverso un giardino mistico di anime senza corpi. Nel sogno giungo a toccarti di nuovo. Ora l'aria fresca mi colpisce la mano. Il vuoto scorre come il fiume attraverso terre sconosciute. Dov'è la fiamma che ardeva senza spegnersi? È tutto diventato cenere e polvere. Nemmeno un fruscio di foglie che si schiacciano sotto i miei piedi. La sensazione di sapere, senza sapere, vedere. Invece cecità, toccare il vento senza esistenza del tempo o spazio. Vorrei poter viaggiare di nuovo con te. Sorrido, rimembranza, magari la prossima volta. Questo è il quadro, penso che significa tutto quello che è la mia vita in totale, perché si chiama Solo le farfalle sono libere. Solo le farfalle sono libere. Sono le anime che volano, sono le anime delle bambine che sono state cremate, che sono state uccise. Questo è il discorso di Arbeit macht frei, quello è il discorso di Auschwitz, è il discorso di ogni campo concentramento. È il discorso di quello che scorre nel mio sangue. Anche se voglio dire, o se voglio chiudere questa parte della mia vita qui, di fronte ai morti, qui di fronte alle farfalle, qui di fronte al cielo e qui di fronte al pianto per la libertà, al sentimento così forte di creare un insieme di una
di un sole che vuole brillare, ma il fumo la prende via il brillo. Questo quadro voleva andare, il quadro voleva andare a Yad Vashem, il memoriale di Olocausto in Israele. E il sindaco di Tiberiade voleva dare come donazione questo quadro a Yad Vashem. E Yad Vashem non lo ha accettato perché io non sono un sopravvissuto. Sono seconda generazione e loro prendono solo artefatti dei sopravvissuti. Per esempio, io ho dato le poesie della mia mamma che lei ha scritto a Bergen-Belsen. Ho dato a Yad Vashem tutti i fogli della loro prima, la prima, il primo matrimonio a Bergen-Belsen, il 24 giugno 1945, era dei miei genitori. Allora, io ho dato tutti i documenti perché il Chaplin che è venuto ha fatto il matrimonio, ho scritto su carta qualsiasi, il contratto di matrimonio, stiamo parlando di cose immense, incredibili, ma questo quadro deve entrare in un museo di Olocausto. Abbiamo parlato con Roma. Ma sia che pesa 40 kg, le mura non erano abbastanza forte. Vediamo, vediamo. Per me questo quadro è la spiegazione di tutto quello che è la mia tecnica, di tutto quello che è il mio cuore, la mia sensibilità. E alla fine spiega la ragione della mia vita nella poesia, nell'arte, nella voce. È sempre, sempre la eredità della mia famiglia, del mio popolo. È sempre. Questa è la ragione per tutte le cose che faccio. Io voglio suonare la mia versione dell'Hatikva, che vuol dire la speranza. La speranza per il paese, la speranza del popolo, la speranza di melodia, la speranza di musica, di arte, di bellezze, e per dare a questo quadro il sapere che quello che hai sofferto è stato premiato dalla speranza. Momenti di pace. Ho visto la guerra, ho chiesto perché. La risposta o la ragione non ho capito. La pace, fratello, l'ho sempre cercato.
uomo nemico, uomo amico, uomo umano, perché annullare, invalidare, distruggere? Perché cerchi la morte invece della vita, il male invece del bene, sofferenza invece dell'amore? Ho visto un uomo vecchio e grigio, sciupato, perduto, piangendo, guardando le fiamme, casa bruciata, vita demolita, sguardo affamato, vuoto, lontano, occhi che vedono il nulla del terrore. Gli ho offerto del pane. Lui ha mangiato, gli ho offerto da bere e lui ha bevuto, l'ho parlato e lui ha sorriso con lacrime. Abbiamo condiviso un istante di pace entrambi. Offrire la mano, condividere il sorriso, esistenza nell'alito del momento, assapora la fragranza della pace, adora le delizie della creazione, della libertà, ringrazia Dio ogni momento. Il 27 di febbraio 2022, dedicato ai miei amici a Kiev, nella Ucraina. Allora, questo quadro era il quadro centrale della esposizione al Castello Aragonese per la mostra. Qui abbiamo tridimensionale fusione del vetro, abbiamo la fusione attualmente su tela e la storia tra una donna e due uomini. Le cose nella vita che fanno molto, molto, molto movimenti potenti dentro l'anima. Io ho vissuto delle storie di grande infedeltà che mi hanno fatto molto, molto male nella mia vita. Questa sensazione, ovviamente, di frammenti di quello che è l'essenza di questi sentimenti sono espressi con gli occhi, con i tagli del vetro, i colori, la potenza di quello che è l'immagine di questi quadri. Dall'altra parte, qui abbiamo un altro quadro che parla giusto giusto l'opposto, che è il bacio, che è il ravino che unisce le due anime, che unisce l'essenza di due persone. Il fondo è vetro. E allora, quando questo quadro sta nella luce, in questo momento non si vede, ma quando fa luce, tutto si apre completamente in colori immensi di natura, della natura, perché il dipinto, allora qui dentro c'è sia
il dipinto, sia la scultura, sia il vetro, un insieme di emozioni per arrivare al punto di fare questo quadro. È uno dei quadri che non vendo perché sono troppo attaccato a quello, troppo attaccato. Ed è i quadri che sono venduti nel mondo, ci sono tanti, 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 ma sono tutti qui dentro, fanno tutto un grande quadro dentro la mia anima. L'altra cosa che voglio mostrare è questo quadro qui. Questo quadro si chiama Olam Haba. E allora Olam Haba in ebreo vuol dire nel mondo che viene. E l'ho fatto in Tiberiade, in Israele, per una mostra. Anche quella, praticamente, sono venuti a casa mia per prendere i quadri, perché adesso a Reggio mi sento pronta per esporre il mio lavoro. In Israele non mi sentivo ancora pronto perché mancava questo pezzo di anima che ho trovato a Reggio. È una grande cosa personale che a me è successo qui in questo paese, in questa Calabria, che sono molto attaccata, amo moltissimo e i colori della natura, i colori del cielo, i colori del mare mi ispirano in tutti i modi, in tutti i modi, sia nel dipingere come ovviamente nella poesia, ovviamente nella voce, perché mi dà una sensazione di essere piena. E allora questo quadro è come io mi immagino il mondo che viene in diverse strate con movimenti di colori, con movimenti di fiori, con un'anima che sta viaggiando dentro i firmamenti. Non penso mai a quello che noi chiamiamo Gehinom, che è il purgatorio, ma penso sempre a quello che viene dopo la purificazione, perché viene il sole, viene l'amore e vengono i fiori. Io amo fiori, sempre amo fiori. Allora, dopo, che altro voglio? C'è così tanto da mostrare. Penso che voglio mostrare questo pezzo che si chiama attualmente Tohu Vavohu, e Tohu Vavohu vuol dire, come posso spiegare, quando Dio ha creato il mondo, lui l'ha creato da Tohu Vavohu, da nulla e tutto, e ha messo dentro qualsiasi
cosa vivo, la natura, l'uomo, gli animali, i colori, i pezzi. In altre parole, per me questo è un pezzo che ci voleva. Allora, ho iniziato questo pezzo a Montevideo e ho finito a Tiberiade. E allora, tra Montevideo e finire sono 4 anni. Non è un lavoro che si fa così. È un lavoro che ha bisogno tanto tempo, oltre ovviamente del vetro, delle fusioni, dei pezzi che sono sculturati. Allora c'è un mucchio di lavoro dentro e ci vuole tanto tempo. Il quadro che avete visto, Solo le farfalle sono libere, è un lavoro di 10 anni, perché non potevo lavorare, l'emozione era troppo, allora l'ho dovuto lasciare, rincominciare, come questo pezzo anche. Ci vuole tempo per tirare fuori l'anima di ogni pezzo. E allora questo è Tohu Vavohu, la creazione del mondo. Vorrei condividere una poesia che da anni non l'ha visto, pubblicato dalla International Library of Poetry, The Flame of Hope, la fiamma della speranza. Interessantissimo, la leggerò in inglese. The mirror. Look into my eyes and see my soul. Behold their power, satiate your desire. Drink deeply from the wells of my passion and taste the flower of my tears. Creep into the depth of my dreams, envision and shine of pools of green, reflecting the depth of a limitless universe into my world of fantasy and color. Peer into the deepest crevices of my being, unveiling reality to only behold the truth, the endlessness of miles traveled, the past, the present, the future. This mirror never lies, never hides. It simply reflects that which is, which was, and will always be. So take my hand. Don't be afraid. Look beyond the heavens and the stars. Feel, touch, and know me. 2002, pazzesco, wow, sono felice. Musica, luce, tutto quello che è musica porta gioia, porta luce, porta almeno quello che era. Non posso dire che quello che è oggi porta grande luce, perché quando ascolto la musica oggi non mi fa paura e non sento più questa bellezza che mi faceva brividi. Ma con questi colori, e questo sono acquarelle e inchiostro, come
come pastelli. A me piacciono le cose insieme. Io vivo da un insieme delle cose, come le parole devono amalgamarsi in un totale, così anche i colori. Invece qui, questo è un portretto di me. In un periodo della mia vita molto, molto, molto oscuro. E quando vedo questo portretto, in un attimo ritornano i sentimenti che avevo quando l'ho fatto. Non c'è un pezzo del mio lavoro che non ho la visione di quello che era per me. Non faccio le cose perché li faccio. Li faccio perché nel momento mi sento un bisogno enorme di creare con i miei sentimenti qualche cosa che va a rimanere. Sempre questo discorso ricorrente di quello che è la eredità, di quello che è il lasciare il mio nome, il nome di mio papà. E allora, quando è morto mio papà in 88, io ero già affermato con il nome Miriam Arman. E non potevo buttarlo. Allora, quando è morto mio papà, io volevo che, sia che non ci sono figli e non c'è il nome che va avanti, ho detto io riprendo il nome della mia famiglia perché voglio che questo nome rimane. E io sto facendo tutto nella mia vita che questo nome e questo Shemtov, un buon nome, rimane nella memoria di tutti quelli che incontro e tutto quello che lascio nella mia vita. I saggi parlano di che cosa vale una vita. Quello che vale nella vita è quello che tu lasci. Sia che non lascio, tra virgolette, figli, lascio i miei allievi e lascio i miei dipinti, le mie poesie, la mia musica, e quello sarà la mia eredità. Qui c'è un pezzo molto, molto speciale, estremamente speciale, perché è stato voluto dal International Festival of Craft Arts in Coral Gables, Florida. Io ero a quel punto, ero a Messico, e mi hanno chiesto per questo pezzo di lavoro che doveva includere tutto quello che era dentro il festival. Allora, c'è dentro la ceramica, c'è dentro la scultura, c'è dentro i tessuti, c'è dentro il vetro, c'è dentro il metallo, e c'è dentro una forte sensazione di Messico, perché a Messico io avevo un allievo e io sono andata da Kiev a Messico per un periodo di 3-4 mesi. Lui mi ha fatto uno studio, dopo ho fatto
con il lavoro, le mostre, ho un curriculum che abbastanza variato di tutto quello che ho fatto, ma questo pezzo è molto speciale per me perché ha un punto della mia vita che era molto 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 dentro, molto dentro i colori di Messico, i colori e i costumi di Messico, e ovviamente è un pezzo dove si vede tutto questo. I paesi dove ho vissuto, con le persone che ho incontrato, con il mondo vicino a me che ho preso dentro di me, e con questo sono nate le musiche, la poesia, che è nato il verbale, che ha dentro anche la cultura di quello che io vivo. Le poesie che ho scritto in America, che hanno vinto mega premi, ok, sono cultura americana. Le poesie in italiano sentono la cultura mia in Italia. C'è dentro il fondo di Reggio Calabria, c'è dentro, nel mio lavoro c'è la vita. E le poesie parlano della mia vita come i quadri, come la musica, come la voce, e tutti i miei allievi parlano lingue diverse, ma la lingua della musica e la lingua della poesia è sempre quella che viene dal dentro. Allora, sono onorato di aver partecipato o poter partecipare nell'Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei nel 2021, e qui era pubblicato una poesia che ho scritto per la mia figlia Aviva Tikva, che è morta in 96. Non penso che è difficile di capire come l'anima si muove nello scrivere quando il dolore è troppo forte per poter esprimerlo in parole parlate. E allora si scrive: dei sogni verrà una dolce anima non proprio conosciuta, una vita quasi non vissuta, una bellezza ormai non fiorita in pieno nello specchio profondo della mia mente. Io guardo te, espressioni di dolore, parole perdute nel pianto, percepisco gli aspetti tuoi che non vedrò mai. Nella valle delle anime cerco a trovarti, viaggio nel fuoco, illuminando
il tuo amore. Il potere dei miei sogni mi spinge il sangue bollente avanti, avanti, non arrenderti. Pensieri, colori pure, il sapore delle rose, silenzio per te, tortura per me. Scegli la vita, amore mio. Vola con le tue scelte, ma non abbandonarmi. Dormi, preziosa mia, non mollare. Ti scongiuro, ti supplico, tesoro mio, ti scongiuro. L'inferno ingoierà la tua anima, ma la realtà rimane mia, la direzione tua, rinascita. Nel velo della mia sopravvivenza, devastanti i miei sensi, fiori del mio destino, ti sento dentro col cuore spezzato. Io vivo perché un arcobaleno nella profondità di Ade mi fa ricordare a chi amerò in eternità. Non abbandonarmi, non scompare, mai, 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 mai. Dedicato alla memoria della mia adorata figlia Aviva Tikva nel 96. Sono passate le anni, ma il dolore non passa. E le parole vivono per sempre. Where do I begin? To build again. Where do I find the words to my refrain? How do I overcome all the hurt and all the pain? How do I start my life again? Those are the questions I ask at the end of a love affair. Plowing the fields of my mind. Those are the answers I find you've got to live again. You've got to live again. You've got to build again. You'll find another love, the chance you're dreaming of.
You've got to live again. You've got to build your life again. You'll find another love. The chance you're dreaming of. But how do I rewind the clock of hurt in my life? Now that you are gone, my life, it can't go on. But I must live again. I live my life again. I'll find another love. The chance I'm dreaming of. I will live my life again. Again. Again, again, I will live my life again. Io voglio vivere tutti i giorni della mia vita.